Io credo più che mai che oggi essere europei significhi anzitutto identificarsi in una storia, in una tradizione, in un'identità. Ora, la parola tradizione letteralmente allude al gesto con cui le generazioni nuove ereditano da quelle vecchie un'eredità simbolica, culturale anzitutto. La tradizione è un movimento con cui la storia avanza e, per così dire, il testimone passa dalle generazioni precedenti a quelle successive. In un passo molto suggestivo delle sue lezioni sulla storia della filosofia, Hegel prova a tratteggiare l'essenza della tradizione e sostiene che la tradizione non è una massaia che affastella dei beni in una dispensa per lasciarli lì. La tradizione, essendo invece, dice Hegel, simile a un fiume impetuoso che cresce nella misura in cui scorre in avanti. È qualcosa di dinamico dunque la tradizione, come anche l'identità. L'identità implica il fatto che ci si identifichi come soggetto collettivo, come popoli d'Europa in una cultura e che si sia europei nella misura in cui ci si riconosca in quella cultura, in quella pluralità di identità. Del resto, la cultura europea è sempre stata caratterizzata da una circolazione del pensiero, da una circolazione del pensiero. Pensate anche solo alla Commedia di Dante. Nella Commedia di Dante non soltanto trovate figure che hanno identità nazionali, diremmo oggi, differenti e che tuttavia sono europee, ma nella Commedia di Dante troviamo intrecciate fra loro forme di sapere che Dante mutua da tradizioni culturali che sono variamente provenienti dalla tradizione europea. C'è l'aristotelismo, naturalmente. Ci sono forme di sapere teologico che mettono capo a nazioni diverse, evidentemente. È una vicenda sicuramente narrata. C'è la tradizione classica greca, naturalmente. Odisseo. Appunto, è un caleidoscopio. È un caleidoscopio di identità e di culture. Pensate anche al fatto che più che mai la cultura moderna si pensa come superamento da un certo punto di vista di quella antica, ma non può prescindere da essa e dalla sua ricchezza. Un grande pensatore italiano dell'Ottocento, Bertrando Spaventa, hegeliano di formazione, anzi uno di coloro i quali resero possibile la diffusione dell'hegelismo in Italia, sosteneva la tesi della circolazione della filosofia europea. Ossia sosteneva, sunteggio massimamente la sua tesi, sosteneva che la grande filosofia moderna ha origine certamente in Italia, ma poi si diffonde in Europa e attiva una circolazione vivissima del pensiero europeo. Non vi sarebbe stato, suggerisce Bertrando Spaventa, non vi sarebbe stato sicuramente il grande pensiero idealistico hegeliano senza Vico, non vi sarebbe stato Spinoza senza Giordano Bruno. Non vi sarebbe stata la filosofia cartesiana senza Campanella. Spaventa sostiene questa tesi non per un nazionalismo identitario ostile alle altre culture europee, semplicemente aspira a mettere in luce il contributo fecondo dell'Italia per un dibattito europeo, giacché le idee maturate originariamente in Italia si spingono, si avventurano al di là delle Alpi e diventano idee europee, trovano sviluppi ulteriori in Europa e poi ritornano in Italia attivando ulteriormente il dibattito, lo sviluppo del pensiero. Spaventa stessa, in qualche modo, si concepisce fra le righe come punto di ritorno di quella cultura che, come dicevo, trae origine dalla riflessione sulla scienza nuova, la storia di Vico, si sviluppa con l'idealismo hegeliano e poi ritorna in Italia e trae un ulteriore sviluppo con le filosofie del moderno pensiero, pensa essenzialmente a Gioberti, a Rosmini e a se stesso anche. Appunto, questo è lo sviluppo della filosofia nella sua circolarità. Noi non possiamo essere europei se rinunciamo alle nostre identità culturali.
Vi è stato in verità anche recentemente, negli anni 90, un dibattito intorno alle cosiddette radici dell'Europa, le radici culturali dell'Europa. Ed è stato un dibattito, da un certo punto di vista, deludente, vorrei dire, perché il tema del radicamento culturale è stato presto accantonato, devo dire. Addirittura sono sorti problemi quando si sono identificate le radici cristiane. Vi era chi non era d'accordo nell'inserimento di quelle radici nella storia della cultura europea. Ora, capite bene che un'Europa senza il cristianesimo non può esistere. Era il 1799 quando Novalis scriveva un testo che sicuramente tra i fondamenti della civiltà europea, cristianità o Europa. Senza cristianità non vi è Europa. Ma dire cristianità significa dire a propria volta classicità greca. Potremmo dire senza grecità non vi è cristianità, essendo la cristianità stessa non semplicemente una contrapposizione esclusiva tra la paganitas e la cristianitas, ma essendo una dinamica con cui il cristianesimo metabolizza tutta una serie di contenuti filosofici, culturali della Grecia classica, e li metabolizza superandoli dialetticamente, diremmo con Hegel. Ma in ogni superato viene mantenuto sempre ciò che è superato, non viene semplicemente annullato, viene superato e quindi conservato in qualcosa di nuovo che scaturisce dal superamento e quindi dalla conservazione del superato. In questa logica è evidente che se noi parliamo di radici europee della nostra cultura non possiamo prescindere dalla cristianità, non possiamo prescindere dalla grecità, non possiamo prescindere dalla modernità della rivoluzione scientifica, non possiamo prescindere dal Rinascimento, non possiamo prescindere dall'Illuminismo, non possiamo prescindere da questa pluralità che strutturalmente la nostra cultura è e che non si identifica, badate, con una sorta di nichilismo relativistico per cui tutto è posto sullo stesso piano. È un'identità articolata, quella dell'Europa, fondata su una pluralità di differenze che coesistono come parti di un tutto. Questa è la specificità dell'Europa.